Una nuova stagione sportiva del CS di Teramo con il primo appuntamento che è la convention di presentazione della stagione, una stagione da record con numeri da record. Sì, diciamo che soprattutto celebriamo i numeri raggiunti nell'ultima stagione sportiva, che sono numeri assolutamente incredibili, perché abbiamo raggiunto il numero di 151 associazioni affiliate, 17.000 tesserati, che sono numeri che ci pongono ai vertici diciamo della classifica che vede il rapporto tra tesserati e popolazione residente, quindi è un risultato importante, ma più che altro non sono numeri fine a se stessi, perché danno il senso di come lo sport si è ripartito dopo la pandemia. Noi avevamo veramente dei forti dubbi su quello che sarebbe accaduto, perché la pandemia chiaramente ha fermato tante attività, si sono rallentate tante discipline sportive, e invece c'è stata una forte esplosione dello sport di base. C'è stato magari il cambio verso altre discipline sportive rispetto a quelle praticate precedentemente in molti casi, ma possiamo dire oggi che lo sport è ripartito alla grande. Questa sera celebriamo questo traguardo con una persona che di traguardi ne ha raggiunti tantissimi, uno memorabile, lo ricordiamo tutti, ad Atene 2004, e quindi diciamo un'occasione per festeggiare insieme ai protagonisti di questa rinascita sportiva, che sono i dirigenti delle nostre associazioni sportive, che con grande impegno rappresentano sul territorio l'avamposto del CSI, e quindi grazie a loro si riesce a coinvolgere tante persone di ogni età, quindi da bambini di pochi mesi fino a persone anziane, passando per poi quello che è il grosso dell'attività del CSI, che è rivolta ai bambini, agli adulti e ai ragazzi. Quindi credo che siamo in un momento molto delicato, i nostri ragazzi hanno bisogno di punti di riferimento, credo che lo sport, l'esperienza che voi proponete così adeguata per la vita dei ragazzi, possa essere una momento molto importante per loro, soprattutto per la ripresa. Ci sono molti ragazzi che sono in difficoltà, fanno fatica nella vita scolastica, c'è molto abbandono scolastico, questa mattina con molti sacerdoti ne abbiamo messo in evidenza, ma soprattutto i nostri ragazzi hanno bisogno di imparare a camminare per il futuro. L'esperienza che hanno vissuto in tempo di pandemia, ma anche adesso l'esperienza della guerra, sono esperienze che pesano notevolmente sui cammini formativi, soprattutto dei nostri adolescenti. Per cui io confido che il centro sportivo, con le tante aggregazioni, con le tante modalità di vivere lo sport, possa essere un grande servizio perché i giovani possano davvero imparare a vivere, perché lo sport è anche una via per imparare a vivere. Ho detto tante volte ai ragazzi incontrando che bisogna imparare a vivere a partita della vita, e questo è importante. E per fare questo però hanno bisogno di essere incoraggiati, di non avere paura nel prepararsi, nell'investire anche nel tempo di preparazione. E questo è un grande insegnamento per la vita, perché non si arriva al traguardo se non si è preparati. Allora tutti insieme diventa veramente un grande dono, visto che numericamente il centro sportivo qui a Teramo ha numeri significativi. So che molte parrocchie si stanno creando forme di collaborazione, io confido molto in una rilancio della presenza della Chiesa nel mondo dello sport. Stefano Baldini, ospite d'onore di questa convention del CSI di Teramo, un ospite da record per un'edizione da record.
Beh, vedo i numeri dei tesserati, delle società presenti sul territorio, direi che sono numeri molto importanti. Io stesso ho iniziato a fare attività sportiva di atletica con il CSI, e perché quando cominciavi negli anni 80 dalle scuole elementari erano le prime gare di atletica che incontravi su un campo. Ho iniziato con il calcio, ma poi immediatamente ho seguito un po' l'esempio dei miei fratelli più grandi, che avevano già iniziato con l'atletica e con le gare del CSI, che erano sia di corsa campestre ovviamente durante i mesi invernali, ma soprattutto i primi approcci con le gare in pista estive, che poi dopo mi hanno, diciamo, tra virgolette, condannato felicemente a una lunghissima vita sportiva di gare in giro per l'Italia e per il mondo. Stefano Baldini, il suo ingresso al Panathinaiko nell'ultima gara della Olimpiade 28. Stefano Baldini, attenzione che è lunga ancora, perché c'è un giro, c'è uno stadio da compiere. Gli antichi chiamavano stadio, 198 metri dell'ultimo giro. Sembra andare ancora velocissimo, un gran finale per lui che ha ottenuto un miglioramento del tempo. Stefano Baldini, ultimo spunto per gli ultimi titoli dei giochi olimpici Panathinaiko, dove aveva vinto Marco Galeazzo. Stefano Baldini entra per primo dietro un Matt Kiplesicki che non ha mollato del tutto, ma qualcosa sì. Pochi metri ancora, vai Stefano, ci siamo. Stefano metri. Baldini, Stefano Baldini, pochi metri, la vittoria è tutta sua, ultima medaglia ed è d'oro di questi giochi olimpici, la maratona, una delle gare simbolo dei giochi olimpici è italiana, va a Stefano Baldini, bravo, bravo, bravo. Nel corso del tuo intervento hai avuto modo di confrontarti con i tanti ospiti intervenuti qui a San Gabriele e hai avuto modo anche di raccontare tanti episodi della tua carriera, uno di questi l'oro alle Olimpiadi di Atene, che quest'anno ha compiuto 18 anni, è diventato maggiorenne. Eh sì, è passato un bel po' di tempo, è stata comunque una strada lunga che è passata anche attraverso l'attività che fanno queste società, che è fondamentale, basilare. Io senza una delle tante società che lavorano sul territorio non avrei mai potuto iniziare a fare atletica e a cominciare a coltivare un sogno che mi ha portato fino a gareggiare in giro per il mondo, a partecipare alle Olimpiadi, che già era un po' il sogno da bambino, e poi addirittura a vincerle nella culla della civiltà olimpica come Atene. Quindi il messaggio che vorrei passasse è che, nonostante le mille difficoltà anche che stiamo vivendo in questo momento tra pandemia, difficoltà economiche legate ai costi proprio di gestione degli impianti, si può fare e ci si può arrivare e si può ottenere anche tanto senza sembrare in partenza dei fenomeni. E poi il gioco di squadra anche all'interno degli sport individuali, grazie al quale sì, la gara la fai da solo, ma poi nell'attività durante la settimana, i mesi, le giornate fredde, ti dà la possibilità di avere la motivazione del gruppo che ti porta ugualmente al campo ad imparare a superare gli ostacoli che oggi sono sportivi, domani saranno quelli della vita, e chi ha fatto lo sport anche un po' agonistico ha sempre una marcia in più, soprattutto in quei momenti. Campione che è intervenuto quest'oggi alla convention, Stefano Baldini. C'è stata anche un'altra eccellenza che ha partecipato, Monsignor Leuzzi, che ha ricordato come il CSI deve essere da collante tra la società e la Chiesa. Sì, questo è un impegno storico, un legame storico tra il CSI e la Chiesa italiana. Monsignor Leuzzi ce l'ha ricordato, nel nostro piccolo cerchiamo di dare il nostro contributo e quindi anche questa stagione sarà contrassegnata da un impegno in questo senso, perché quest'anno ricorrono i 900 anni dalla nascita di San Berardo e abbiamo intenzione di organizzare con la diocesi i primi giochi berardiani coinvolgendo le parrocchie in un'attività polisportiva. We'll be right back.